Utrecht, in Olanda, un'antica cittadina medioevale con un'illustre università. Qui, per decenni, uno psicologo, Wilhelm Tenaff, e un veggente, Gérard Croiset, hanno collaborato per dare un loro contributo scientifico a fenomeni particolari e ad una disciplina chiamata parapsicologia. Nello studio del professor Tenaff, all'Istituto di Parapsicologia dell'Università di Utrecht, abbiamo cercato di capire come si sia svolto e si svolga il rapporto scientifico fra Tenaff e Croiset. Quale sia la metodologia, l'approccio con cui Croiset diviene cavia per gli studi di Tenaff. Tenaff ha tenuto a ricostruire la sua lunga carriera di studioso, una carriera volta a dissipare i dubbi di molti sulle capacità paranormali di alcuni individui e sulla validità scientifica della parapsicologia. A 18 anni incontrai per la prima volta una persona che aveva doti di paragnostica. Il fenomeno mi interessava in particolar modo e mi resi conto che questi avvenimenti si potevano maggiormente approfondire soltanto conoscendo molto bene la psicologia. Per questo mi recai ad Utrecht e mi iscrissi alla facoltà di psicologia. Ottenuta la laurea, mi sono specializzato nell'indagine dei fenomeni paranormali, ottenendo da parte dell'università piena collaborazione. In seguito ho avuto diverse docenze e finalmente nel 1953 fu creato ad Utrecht l'Istituto di Parapsicologia dell'Università e io ne ebbi la cattedra. Sono 40 anni che mi occupo di questi argomenti e ho indagato in campi vastissimi. Ho svolto numerose indagini su fenomeni spontanei e i contatti con soggetti idonei sono stati numerosi e in molti casi abbiamo osservato questi fenomeni, io e i miei collaboratori, in condizioni sperimentali. Croiset è certamente uno dei soggetti più interessanti da noi esaminati. Collabora con me e con diversi psicologi e psichiatri da oltre 25 anni. Il professor Tenaff mi ha avuto in osservazione per ben 26 anni, ma anch'io ho potuto osservarlo per 26 anni. È stato dunque un fatto reciproco. Cercherò di spiegare come questi fenomeni avvengono nel subconscio. In Croiset improvvisamente si manifestano queste immagini. È un sapere e un conoscere immediato e in determinate circostanze questa conoscenza si tramuta in visioni. Queste visualizzazioni avvengono attraverso gli organi di senso, la vista e l'udito in special modo. È molto importante per noi che Croiset spieghi sempre le sue sensazioni mediante un'introspezione accurata. Ho intervistato Croiset ed altri sensitivi per indagare sulla modalità in cui si producono queste immagini. Ebbene, abbiamo potuto constatare che talvolta sono bitridimensionali e talvolta soltanto tridimensionali. A volte si tratta di visioni in bianco e nero, altre volte a colori. Il professor Tenaff mi ha insegnato a pensare in modo analitico, in una certa forma, in maniera che uno possa chiedersi ma cosa significa quello che fai? La prima cosa allora che il paragnostico percepisce è la visione, diciamo così, di un velo, di un mistero, una specie di nuvola, da cui pian piano scaturisce una forma, un'immagine mobile, tortuosa, provocatoria, qualcosa che potrei definire una forza centrifuga. Poi l'immagine si determina, diviene nitida. Una volta, per fare un esempio, il professor Tenaff mi telefonò. Croiset, mi disse, dovresti venire un momento da me, ci sono due signori che potrebbero interessarti. Corsi immediatamente. Aprii la porta della stanza del professore e, scusate la parolaccia, la richiusi immediatamente facendo un passo indietro e gridando, maledizione! Avevo visto avvicinarsi rotolando la testa di una bambina e mi chiedevo cosa ci facesse lì. La sequenza della nube, del velo, della testa della bambina che rotolava verso di me, si era verificata nel giro di istanti, l'attimo di aprire la porta e richiuderla. Tutto avvenne rapidissimamente. Mi prese quasi un accidente, per dirla fra noi. Ero sconvolto, spaventato. Era un fatto decisamente negativo. Vedete, era stata una gran brutta settimana quella. Prima avevo visto due bambini che subivano violenze e avevo partecipato molto emotivamente a questo avvenimento.
Emotivamente, ripeto, perché non vorrei che pensaste che fossi io l'autore di tali violenze, sia chiaro. Fui anche interpellato dalla polizia per quel fatto, perché i due bambini erano scomparsi. E io collaborai e dissi subito che uno dei due era certamente morto. Ma sempre in quella settimana vidi l'immagine di 4 persone sgozzate, persone con la gola tagliata, tutti in una settimana. Dovete scusarmi, il mio morale ne aveva per forza risentito. Ed è qui che arriva al dunque. La storia della testa di bambina ha naturalmente un seguito da non trascurare. Come già dissi, dopo la prima impressione mi calmai un po'. Continuavo a vedere, percepivo bidimensionalmente. Vedevo un prato, uno steccato, una fattoria e un individuo che saliva su una bicicletta dal parafango rotto e il fanale ammaccato. Era diretto verso una strana casa. Il fatto importante era che in quell'uomo io non vedevo l'autore di quanto era stato commesso, ma la persona che per prima aveva visto la bambina a cui apparteneva la testa, ed era spaventato quasi quanto me. L'autore del delitto non sono riuscito a vederlo. Non volevo vederlo. Questo era il problema. Era un fatto negativo e non sono riuscito a visualizzarlo. Non si tratta soltanto di esaminare quello che il paragnosta vuol vedere, ma anche quello che non vuol vedere. In molte di queste persone troviamo questa curiosa particolarità, ed è errato pensare che si possano vedere tutto. Riescono a vedere soltanto le cose che le colpiscono, che le toccano positivamente, cioè toccano positivamente le loro emozioni. Le cose invece che agiscono negativamente alla loro emotività spesse volte vengono respinte. Esiste un'espressione inglese, extrasensory perception, che definisce l'insieme di queste manifestazioni.